sia caldo ci sono un po' di considerazioni da fare. La prima è che parto da una cosa brutta ma è diventata bella dopo. E noi siamo andati in Coppa Italia, ci eravamo ripromessi, dovevamo passare questo benedetto turno di Coppa Europa, che era un po' di anni che Cantù non lo passasse. Questo non vuol dire che allora giustifica la nostra non entrata in Coppa Italia, però non abbiamo vinto mica nessuna Coppa, però siamo andati dove un bel po' di anni che Cantù non andava in Europa. E alla fine degli ultimi minuti, a parte che questa squadra di Salonico non mollava neanche a morire, però alla fine degli ultimi minuti a me sono trascorsi un po' davanti agli occhi tutta la fatica che abbiamo fatto in questa annata difficilissima, dove una squadra che aveva bisogno di stare in palestra 7 giorni su 7 a settimana invece doveva viaggiare, giocare, fare, anche con qualche infortunio, e meritavamo, credo, questa qualificazione. L'avevamo perso a Salonico sbagliando dei tiri liberi finali e così. Ecco, la seconda cosa che mi viene in mente, e questo mi gratifica tantissimo, è che io credo che la nostra qualificazione noi l'abbiamo ottenuta gli ultimi 6 minuti della partita a Mosca, perché da meno 24-26 che eravamo siamo andati fino a 11, poi abbiamo perso di 13, non mollando neanche a morire contro una squadra che non faceva nessun tipo di sconto, che era il Chimki. E quindi quella differenza ci ha permesso di poter essere in grado di ribaltare quella di oggi. Poi è chiaro che siamo stati, non voglio dire neanche fortunati, sono stati sportivi fino in fondo i russi ieri, che onestamente è una squadra di un'altra categoria rispetto sia a noi che il Limoges, che il Salonico, e hanno vinto di 14 punti e questo ci ha rimesso in carreggiata. Però io credo che gli ultimi 6 minuti in Russia, dove stavamo incontrando una squadra che faceva canestro in qualsiasi posizione, ci stava veramente mettendo grande difficoltà a recuperare con loro, che non volevano che noi recuperassimo quei punti, credo che sia stata la chiave di tutto. Oggi è stata una partita, secondo me, che dà ancora più soddisfazione, perché prima eravamo senza Feldin, seconda cosa Stefano era la seconda gara che giocava dopo il recupero, Uva ha avuto un problema muscolare dopo la partita di Trento e siamo partiti, ho sentito prima qualcuno che mi diceva quando abbiamo rotto l'ansia poi nei primi 20 minuti, io non credo assolutamente, io credo che noi eravamo un pochino stanchi e abbiamo fatto fatica a tenerli uno contro uno, loro che erano molto aggressivi, molto velenosi. E noi facciamo proprio fatica a muovere i piedi, ad essere brillanti, ad essere svelti. E siamo andati all'intervallo meno 5, questo è stato importante. Abbiamo subito troppo 2 contro 1, in cui loro sono bravissimi poi a farti entrare in rotazione, a punire la tua rotazione. Terzo e quarto tempo siamo partiti con più ferocia difensiva. Abbiamo cambiato una cosa importantissima. Ci siamo guardati all'intervallo io, Nicola e Max, e abbiamo chiesto di fare una cosa diversa alla squadra rispetto a tutta la stagione, cioè sui pick and roll, dove noi di solito conteniamo, cioè stiamo con lungo a protezione del canestro, perché sia Eric che Scherma sono proprio 2-5 così atletici, sono due, uno di lunghezza e l'altro di stazza, però abbastanza ingombranti. Gli abbiamo chiesto di uscire fuori e fare un passo fuori, fare quello che viene chiamato uno step out, un passo fuori, non dico un raddoppio ma quasi sulla palla, e abbiamo cercato di anticipare le prime sponde vicino al pallone. E io credo che questa sia stata la mossa che ci ha dato più aggressività in difesa, ha fatto uscire peggio la palla dai pick and roll loro, non ci ha costretto ad andare sempre in rotazione. Qualche volta abbiamo preso qualche canestro da solo del lungo per una rotazione corretta dal lato debole, però questo ha aumentato incredibilmente la nostra aggressività. E l'ultima cosa, che io sarò, lo so già, totalmente cazziato da Sembianchi e dai dottori,
perché Danny Johnson Odom ha giocato 37 minuti e Stefano ha giocato 33 e mezzo, perché adesso il recupero sarà molto lungo, però sinceramente noi siamo andati avanti il turno di Coppa, avevo bisogno di tenerli in campo e credo che vada bene così. Senti, sei d'accordo Pino che Stefano, pur essendo come dicevi tu la seconda partita dopo il rientro, ha più giocato veramente da playmaker, ha fatto girare la squadra, è stato un punto fermo nel gioco? Sì, lui secondo me si è innervosito un po' troppo i primi 20 minuti, doveva pensare un po' più a giocare con un po' più di raziocinio e invece si era preso un po' con gli arbitri, in effetti due o tre contatti, due o tre falli a sfavore gli sono stati fischiati e a favore no, però al terzo quarto tempo preso bene in mano la squadra. A un certo punto l'importante era dare la palla sotto, cioè era una delle poche soluzioni per poter arginare il lavoro difeso. Ma noi ci abbiamo provato dandola sia all'ala piccola, cioè a Dequan Jones, sia Eric Sherma, ha preso 3 o 4 scarichi dai pick and roll, non li aveva tanto concretizzati nei primi due quarti, bisogna essere onesti, poi l'ha fatto negli ultimi due quarti, però poi siamo stati bravi ad attaccare secondo me sui ribaltamenti dopo aver usato il pick and roll con due caspita di canestri di Abbas veramente che ci hanno portato a 10 punti, ha giocato con grande, grandissima ferocia, con grande lucidità. Altre domande? Prego Paolo. Coach, volevo chiederti se oggi ti è mai passato nella testa durante la partita, so che i momenti erano concitati, rischiavate di essere fuori pur essendo stata l'unica squadra che poi aveva battuto il Kimpi, peraltro con una prestazione clamorosa qua in casa. E poi in riferimento, la 32 hanno dimostrato che in casa avete fatto sempre più che bene, fuori casa qualche volta è mancato qualcosa tranne gli ultimi 6 minuti a Mosca. Volevo chiedere se anche in ottica ottavi di finale pensi che conterà molto il fattore pianella e se si possono limitare dei limiti che ci sono in trasferta. Sì, è corretto quello che dici, lo dovremmo andare a Kazan se non è successo, un viaggio lunghissimo. Però insomma ci pensiamo da domani, sapendo che io credo che Cantù abbia tanta voglia di Europa, e devo dire la verità, io quest'anno è la prima volta che faccio il giro del campo a salutare il pubblico, perché credo che anche nei momenti più critici ci abbia sostenuto la curva, al di là che mi è stata sempre vicino personalmente, ha sempre spinto davvero tantissimo. Ci hanno avuto paura quando l'arbitro mi ha detto esplicitamente faccio finire la partita e prendere il tavolino se non c'è quella bandiera, mi è sembrato un po' eccessivo, però anche perché non era in campo, però in quel momento bisogna stare lì. Però al di là di questo io credo che il pubblico di Cantù, quando ci sarà qua Cantù Kazan, speriamo di fare veramente tutto esaurito e di fare una partita di altissimo livello. Prima cosa, mi permettete, l'ho iniziata e senza piaggeria, però io sono molto contento di quello che avevamo promesso sia ad Anna che ai soci. Non siamo andati in Coppa Italia, hanno fatto la riunione e ho detto passeremo il turno di Coppa per ripagare questo errore. Loro sono stati sempre vicini, sempre cari. Devo dire con senza togliermi nessun sassolino dalla scarpa, ma anche qualche aspetto mediatico, che io con Cleva avevamo già fatto una riunione su questo, invece io dico che i soci sono sempre stati insieme, ci hanno sempre aiutato. E anche Anna è sempre stata vicina alla squadra, sapevamo che era una stagione difficile, adesso abbiamo preso qualche soddisfazione sia in campionato che qua e speriamo veramente di continuare così e di crescere ancora un po',
nella speranza anche che un po' di infortuni adesso un po' finiscano e di vedere di proseguire in questo modo. Grazie Massaro. No, fino.